Ancora in campo a meno di 48 ore di distanza alla vittoria contro la Fair Play Messina, gli under 14 del Torre Grotta. Stavolta ospiti al Pietro Gangemi 2010 della Messana, in coda alla classifica, ancora a secco di vittorie quando ha ufficialmente inizio il girone di ritorno. All'andata i rossoblù travolsero i parità messinesi con un perentorio 12-0. Ruolino di marcia fin qui impeccabile per i torresi, che hanno messo in rapida sequenza 8 vittorie su 8. Dirige la sfida l'arbitro Eliana Palma Milone e la sezione di Barcellona Pozzo di Cotto, quando passiamo al fin dell'incontro grazie all'immagine a cura di Francesco Morabito, pronti via, e dopo 3 giri lancette subito Torre Grotta in vantaggio con la palla lunga per Giunta, il diagonale gonfia la rete per il vantaggio torrese. Al quinto reazione messana, l'estremo difensore Iannello ferma però la conclusione giallorossa. Minuto 8, Giunta cerca il fraseggio con Antonazzo, lo trova e segna la rete che vale il 2-0 per i padroni di casa. Doppietta in appena 8 minuti per il numero 9 di Mister La Macchia. Torre Grotta tutt'altro che sazio, Rando recupera la palla, serve Alessi che dà a Giunta, tripletta personale all'undicesimo. Ancora una volta il terminale offensivo torrese al quarto d'ora. Partita non ha già più nulla a raccontarci. Alessi su calcio di punizione sigla il poker di giornata con questo pregevole mancino. 2 minuti più tardi Torre Grotta spietato, giocata di Gazzara che poi calcia sul portiere peroritano, 5-0 che è solo rinviato. Minuto 22, Foti per Antonazzo dalla distanza, arma il destro, Eurogol che vale il 5-0 per il Torre Grotta. Che rete di Antonazzo al 25esimo, spada sulla sinistra, mette dentro per Giunta che di fatto a porta libera fa il personalissimo poker 6-0, il risultato tennistico al Pietro Gangemi. Poco prima della mezz'ora Giunta fa ancora tutto da solo, questa volta calcia sul fondo prima del duplice fischio, spada serve Alessi, il 10 biancorosso serve nuovamente il compagno spada che fa 7-0, partita di fatto già in cassaforte dopo 35 minuti di gioco. Segue solo il duplice fischio del direttore di gara Milone, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul tennistico parziale di 7-0 in favore della compagine torrese. Inizia con dei cambi la ripresa per la compagine Mister La Macchia, dentro Famà e Orlando per Iannello e Spada, non cambia lo spartito di questa sfida. Alessi dal fondo mette dentro per Foti che di testa fa 8-0, spazio al minuto 45 anche a Naccari e La Macchia in luogo di Foti e Antonazzo. Al 46esimo Giunta allarga per Naccari, ha un'autostrada dinanzi a sé ma viene stoppato all'estremo difensore peloritano. Minuto 50, Gitto supera l'avversario agevolmente partendo di fatto alla propria difesa e sigla il 9-0, risultato che diventerà ancora più rotondo 3 minuti più tardi. La Macchia di tacco per Giunta, Giunta va per la manita personale, destro all'incrocio, 10-0 per il Torre Grotta. 2 minuti più tardi palla a Miceli che va alla conclusione, sfera ribattuta sul difensore messinese e arriva l'undicesima rete di giornata. Anche la sfortuna si mette di mezzo alla messana. Minuto 58, Alessi ancora un assist, ancora per Giunta, sesta rete di giornata per il numero 9 di Mister La Macchia, 12-0 complessivo. Scampoli di gara nel finale per Interdonato in luogo del mattatore di giornata Giunta. Al 65esimo conclusione in Naccari, respinta, la palla si alza per la conclusione di Gazzara ma il portiere della messana si distende e para. Ultimo minuto regolamentare, ancora una sfera ad Alessi che firma dentro l'area di rigore il 13-0, risultato definitivo di giornata, larga goleada per il Torre Grotta che si sbarazza così della messana. Nona vittoria in altrettante uscite per la compagine della coppia La Macchia Drago. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.